conferenza sindaco, per usare un termine calcistico, ha detto che bisogna stare attenti a non finire in fuorigioco. Pensa che Chiachini con la conferenza di questa mattina sia finito in fuorigioco, paventando insomma la possibilità di fermarsi con il PEF e anche di adire le vie legali contro il Comune? Il proponente insomma ha il diritto di porre in essere tutte le azioni. Io non ho ascoltato ovviamente le dichiarazioni, di ufficiale non è arrivato nulla in termini come amministrazione. Ho sentito il presidente fino a 2 giorni fa, al quale abbiamo trasmesso anche il parere dell'avvocatura, che è stato redatto sulla base della richiesta della commissione. Quindi tutti gli atti istruttori verranno trasmessi al consiglio, c'è l'interlocuzione con Deloitte, quindi il presidente Chiachini è al corrente assolutamente del lavoro che sta facendo l'amministrazione e dell'interlocuzione che c'è stata. L'interesse pubblico prevalente deve essere tutelato nel rispetto sempre delle richieste dell'interesse privato, ma dobbiamo rispettare la legge, le norme e soprattutto la tenuta economico-finanziaria e contabile di ogni intervento. E sulla base di questi presupposti continueremo ad interloquire con il presidente Chiachini e con il gestore, o meglio con il gestore dell'impianto Bonolis, perché qui parliamo del PEF. Del PEF di un impianto sportivo dello stadio, che è slegato ovviamente da altri aspetti, cercando di arrivare ad una soluzione su una competenza che non è del sindaco, è una competenza del Consiglio Comunale. Al Consiglio verranno trasmesse tutti gli atti. Su quel parere poi ci sarà. Si discuterà su quel parere, immagino che possano esserci delle controdeduzioni. È un intervento importante, io voglio anche rassenerare un attimino gli animi, insomma, capisco le reazioni, cercheremo di laddove ci sarà l'intenzione di dialogare sulla base del parere che è stato redatto. Quando si sceglie la tattica del contropiede bisogna stare attenti che non si finisca in fuorigioco. Ecco, questa è la contromossa di chi non vuole subire il contropiede.